Il contrasto della corruzione fra prevenzione ed etica, questo è il tema del convegno organizzato dal Consorzio ASI di Brindisi e dall'amministrazione del Comune Brindisino che si è tenuto venerdì nella sala del Camino di Castello Imperiali. Da dati statistici, purtroppo l'Italia è l'ultimo paese d'Europa, è peggiore d'Italia, sul versante proprio del settore riferito proprio alla corruzione. Particolarmente sui cosiddetti colletti bianchi. Al centro del dibattito i metodi utili a prevenire e contrastare la corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici e le buone pratiche per garantire la trasparenza nelle attività della pubblica amministrazione, nelle società partecipate e controllate dagli enti pubblici. All'incontro hanno preso parte il procuratore della Repubblica di Brindisi, Marco Di Napoli, il generale di brigata, Gaetano Scazzeri, comandante del nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Finanza, il sindaco di Francavilla Fontana, Maurizio Bruno, il presidente del consorzio ASI di Brindisi, Domenico Bianco, e il vescovo della diocesi di Oria, Monsignor Vincenzo Pisanello. Testimonianze importanti per chiarire i risvolti etici, giuridici e pratici della lotta alla corruzione. Che fare i processi e condannare delle persone non basta, bisogna fare attività di prevenzione, diffondendo fra i giovani il senso della legalità. Quindi gran parte del mio tempo è destinata proprio a questo, ad incontrare i giovani delle scuole, qui in Brindisi e provincia abbiamo delle scuole di eccellenza e io volentieri faccio questa, semino, cerco di seminare, sperando che qualche seme poi dia una buona pianta. Secondo me abbiamo ancora da fare tanta strada, è vero che il fenomeno è diminuito, però l'esperienza che viene dal quotidiano, dal mio quotidiano, è che il fenomeno è ancora diffusamente presente. Teniamo presente che abbiamo avuto in questa provincia 2 scioglimenti di consiglio comunale a seguito delle nostre indagini e questo dimostra che insomma c'è ancora molta strada da fare. Qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è riconoscere o no un'autorità. L'autorità è quella di Dio. È l'uomo che riconosce Dio come tale, come per usare le parole del Vangelo di Gesù, l'uomo che ha come padrone Dio e non nella ricchezza, questa persona sa anche lottare contro la corruzione, sa anche vivere appunto di legalità, sa vivere di sobrietà.